Salve ragazzi, rieccoci. Allora, la Juventus vincerà il derby 3-0 a tavolino? Non lo so. Sinceramente, allora, intanto che i tifosi del Torino abbiano preso sassate il pullman della Juventus non è una cosa così nuova. È sempre esistito, è sempre stato così che tutti i tifosi, quando vedono la Juventus, l'hanno sempre presa sassate, i giocatori hanno sempre rischiato incolumità e non mi sembra una cosa molto, molto strana. Mi ricordo un Roma-Juventus del 2005 dove addirittura se la Juve passava da quella piazza l'avrebbero massacrati di botte, probabilmente, gli avrebbero tirati sassi, bastoni, avrebbero menato i giocatori praticamente. Questo è l'Italia, questa è l'Italia, questo è lo sport e questa cosa contro la Juventus non è una cosa nuova, non è una cosa che sinceramente mi stupisce più di tanto. Per quanto riguarda la bomba carta, allora all'inizio si diceva che erano stati i tifosi della Juventus a lanciarlo, poi da qualche filmato si è visto che sì, che una scia dove sembrava che fosse stato lanciato, poi ci si è ricreduti, vedendo altri filmati sembra che la bomba carta sia esplosa senza un lancio diretto dal settore ospiti, poi è stata ricambiata idea e quindi la Procura federale domani dirà cosa ne pensa. Indipendentemente da questo, comunque, indipendentemente da questo, allora io ricordo un Juventus-Inter di tantissimi anni fa, tanti 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 anni fa. Io non ero neanche nato, probabilmente, non ero neanche nato. Questa me l'ha raccontata mio nonno, che è interista, e mi ha raccontato che per un episodio simile Inter-Juve non era stata fatta giocare perché i tifosi della Juve avevano preso a sassate il pullman dell'Inter e l'Inter aveva vinto tavolino 3-0. Era successa la stessa cosa che è successa nell'Ebby. Quindi se la regola lì è stata applicata, dovrebbe essere applicata anche qui. Però capisco anche che se fosse presa questa decisione, i tifosi del Torino si sarebbero arrabbiatissimi. Capisco anche però che se le regole vanno rispettate per tutti, vanno rispettate per tutti. Volevo commentare anche le parole di Urbano Caio, che ha detto che la Juventus non rispetta le regole, che gli scudetti sono 30. Allora, la Juventus le regole le guarda, e le regole fino a prova contraria le ha rispettate, perché l'ho detto anche la sentenza di Napoli, che non c'è stato nessun alteramento del campionato. Se in questa testa ve lo volete mettere, sarebbe meglio, probabilmente. Il campionato 2004-2005 e di conseguenza 2005-2006 sono campionati regolari, campionati non alterati, non alterati. Allora, io non riesco a capire come mai ci sia stata la condanna per De Sanctis, però questo è una cosa che magari, no? Una cosa alla fine dici, vabbè, c'è stata la condanna per De Sanctis, va bene, dai, chi se ne frega, però 23 arbitri assolti su 25 è un bel traguardo per la Juventus. C'è stato Calcagno dove è stato prescritto, quindi solo De Sanctis condannato per Fiorentina Bologna e Lecce Parma, ma Lecce Parma non è che mi interessa tanto, ve l'ho sempre detto, perché Limoggi è stato assolto, quindi non me ne frega niente. Fiorentina Bologna, allora Fiorentina Bologna, sono andato a riguardarmela, che finisce 1-0 per la Fiorentina. De Sanctis ha ammonito 4 giocatori, due diffidati. Poi tutti hanno aizzato quella telefonata tra Moggi e Damascelli, che non era una telefonata così strana, dove dice De Sanctis ha ammonito proprio i propri giocatori diffidati. No, non è vero, non è assolutamente vero. Allora, io ho scoperto da un po' che in quella partita, allora, il Bologna, diciamo tutti, il Bologna giocherà decimato con la Juventus la prossima partita. No, ecco il furto che ha fatto Moggi.
Però due giocatori erano diffidati, due giocatori sono stati ammoniti che erano diffidati, e sapete quanti diffidati ne aveva il Bologna? 9, 9 diffidati aveva il Bologna. E De Sanctis ha ammonito dopo proprio anche quei due che non erano diffidati. Pensa tu che intelligenza. Se voleva far giocare il Bologna decimato con la Juve, ammoniva altri due diffidati e la festa era fatta. Invece ha ammonito due diffidati, dove i diffidati erano 9, 9, 9 diffidati su una partita. Allora non doveva ammonire nessuno, 9 diffidati su una partita e ne ha ammoniti 2. Non mi sembra, abbastanza clamoroso che dicano che questa partita è stata pilotata. Comunque, ritorniamo a Torino-Juve, che è quello che mi interessa. Allora, Torino-Juve è stata una partita in cui, a mio parere, ve l'ho già detto, c'era un probabile rigore per la Juve, parlo di mano di Moretti. Che però nessuno evidenzia perché tanto quando la Juventus perde, la cosa che conta è il risultato. Il risultato. Infatti hanno messo grande toro, non è che hanno messo il rigore negato per la Juve. Se fosse successo l'opposto, se la Juve vinceva, avrebbero messo la Juve vince, ma con tante polemiche, campionato falsato, tutte queste cazzate. Perché quando la Juve vince, devono trovare sempre il modo per farla vincere, devono trovare in qualche modo qualcosa per farla vincere, perché non è possibile che la Juve vinca da sola, senza l'aiuto di nessuno. Deve sempre esserci qualche favorino che la fa vincere, no? Se no, non, i giornali non sanno cosa scrivere, capito? È così. Quindi, ragazzi, c'è una possibilità al 20%, vi sto dicendo, probabilmente no. Per oggi potrebbe essere una possibilità che la partita venga 23-0 dalla Juve, perché ve l'ho detto tantissimi anni fa, l'Inter l'aveva 23-0 a tavolino per colpa dei nostri tifosi e potrebbero essere fatte anche quest'anno queste regole, però capisco che il Torino era 20 anni che non vinceva un derby e sarebbe anche un pochino nei loro confronti cattivo non farglielo vincere questo derby dato che sul campo lo hanno vinto. E niente ragazzi, volevo dire comunque un messaggio a tutti i tifosi del Torino e soprattutto Urbano Cairo, perché io dico tifosi del Torino, ma Urbano Cairo è quello che vi rappresenta, il vostro presidente, quindi volevo dirvi che gli scudetti sono 32, cuciti sul petto, 20 regolarmente, come cita la sentenza di Napoli, campionati regolari, regolari, nessun alteramento, regolari. Poi, sono quasi 33, 32 ma quasi 33. Lo festeggeremo domani sera o sabato. Ci siamo quasi. Quindi, anti-juventini, sotterrate, vi mettetevi sottoterra e non riuscite più fuori. Ragazzi, ci rivediamo domani con il commento pre-partita di Fiorentina-Juventus. Ciao ragazzi, sempre Forza Juve, a domani.